Sto benone, mamma. E tu? Sto bene, ah, tranne la stessa miseria che ci uccide ogni giorno. Tranne questo, tutto a posto, siamo tutti bene. E tu, come ti trovi nel paese dei bianchi? Ah, bambina mia, il paese bianco è bello e brutto allo stesso tempo. Mi trovo più o meno bene, diciamo. E a scuola, va tutto bene? Ma come dicevo prima, papà, per adesso tutto va abbastanza bene, però non è mica facile, sai. Concordo con te che non è facile, perché con te così lontano. Ma sai, devi essere forte. So che sei un leone, sei bravissimo Sì. e so che ce la puoi fare. Sì, mamma, grazie. Ma dimmi un po', come vivi lì? Dimmi un po', che mangi? Riesci a mangiare i piatti italiani? Mamma, guarda che non ho la scelta, perché i piatti africani sono proprio rari qua, non si trovano nemmeno, e perciò sono costretto a mangiare i piatti italiani. Sono buonissimi, sai, c'è la pizza, la lasagna, pasta col pesto, pasta con pomodoro, pasta con zucca, pasta con... Perché tanta pasta? Lo sapevo che a te piaceva tanta pasta, tanto la pasta. O te ne sei innamorato? Mamma, sì. È che mangio solo pasta perché l'alimento è più accessibile, è meno caro. Guarda che la vita è durissima qua, mamma. Proprio durissima. Figurati che ogni volta che vado al supermercato per fare la spesa, rischio sempre di beccare una lombalgia perché mi devo chinare per cercare il prodotto a prezzo più basso. E lì becco sempre la pasta. Sempre. Uè, e Perciò... male, mio piccolo pulcino, tanto adorato. Uè, sai, studi, fai presto con gli studi e torna qua. Vieni qua accanto a me e ti faccio da mangiare. Ti farò tutto quello che vorrai. I tuoi piatti So preferiti, che sei brava. i dolè, la banana Mamma malaxée, mia. i macavolapè, Oh, anche il passon no, basta così, brandè. mamma. Così mi fa venire la nostalgia, mamma. Mamma, sai, ogni tanto mi viene una grande nostalgia. Mi mancate molto, molto. Gli amici, il paese, i fratelli, mamma, mi sento solo qua. Soprattutto te, la tua cucina. Le tue grida, mammina mia, mi manchi tanto. È difficile, mi sento solo qua. Ah, Said, sai, Sì, mamma. anche a noi ci manchi tanto, ma sai una cosa? Sai una cosa, figlio mio? Dimmi, mammina mia. Tieni duro. Tieni duro. Lo faccio. Verrai che passerà. Scusami, ma c'è il tuo fratellino che voleva parlarti e mi stava annoiando un po'. Non dimenticare, anche il tuo amico ha fame, Ah, dai. Ok, sì, ti passo certo. il tuo fratello Sì, ogni passami prima tanto. Yemba, che un Ok? saluto. Yemba! Vieni qua che il tuo fratello ti vuol parlare. Pronto? Pronto? Ciao, Petit Frère. Ciao, sei, come stai? Ah, abbastanza bene, Yemba. E tu? Abbastanza bene. Allora che mi dici? Niente di speciale. Solo che ho saputo che nel paese in cui vivi si fabbricano le Lamborghini, le Ferrari e le Lamborghini. Ne hai da una? Lamborghini? Mamma mia, magari fosse vero. È vero che in Italia si fanno le macchine di lusso, ma non è chiunque che possa comprarsi una Ferrari, capisci? Perché costa parecchio e io neanche nei miei sogni non mi vedo con una vettura così. Ma è molto meglio? No. Ma ho sentito dire che lì nel paese dei bianchi c'è un albero che produce i soldi e dalla mattina la gente viene a raccogliere. E
e per cui la ragione che i bianchi sono ricchi. Il tipo, visto che hanno dei bei grattacieli, delle belle macchine, degli uccelli in ferro che trasportano gli uomini. Uccelli in ferro che trasportano gli uomini. Mamma mia. Ma chi te l'ha detto queste cose? Chi te l'ha detto queste cose, Gemma? I bianchi sono ricchi perché lavorano molto, hai capito? Hanno un sistema ben organizzato. Credimi, in nessun paese del mondo non esiste un albero che produce soldi, hai capito? Qua si lavora per avere soldi. La vita non è facile. L'Europa non è il paradiso come si pensa di più, hai capito? Ma è molto meglio vivere lì che vivere qua, no? Ma forse, non lo so. Comunque, se tu vuoi venire a vivere qua con me, devi essere bravo a scuola, devi superare tutti i disagi, fare il bravo ragazzo, obbedire a papà e a mamma, ok? Mi hai capito? Ok, ok, non ti preoccupare, farò il bravo per venire a vivere lì con te. Forte, ci faccio una promessa, no? Se riesci a passare tutto il disagio, alla fine dell'anno, con dei buoni voti, ti mando una PlayStation 3. Che figata, una PlayStation 3! E vai, grande! Ti prometto che supererò tutti i miei esami. Va bene. Hai qualcos'altro da dirmi? No, e non dimenticare la PlayStation 3. Grazie, amici, per chiamato. Grazie ai tuoi fratelli e ai tuoi sorelle che ho chiamato. Salutamili, ok? Ok, ti passo il tuo amico, Alfa. Ok, perfetto. Passamelo. Che schifezza. C'è un po' di calma. Cosa? Così la paghi. Sai, ora parla con Abba, il suo più caro amico, cresciuto insieme, per cui ha condiviso moltissime esperienze. Ora li divide la distanza e fra i due c'è una leggera invidia da parte di uno e dalla parte dell'altro, cose non dette che si provano solo. Said invidia il suo amico perché è rimasto a casa per continuare gli studi, mentre Afa altrettanto nei confronti di Said, perché è riuscito per il momento a venire via dalla quotidianità e dalla miseria del suo paese per poter vedere un qualcosa di nuovo, un'opportunità che forse lui non riuscirà ad avere. Ciao bello! Ai, ciao Fab! Mamma mia! Sono proprio fortunato oggi. Guarda che stamattina ho vinto all'otto e adesso ci becco al telefono. Che stai prendendo questo giorno? Mamma mia, hai vinto all'otto? Sì, sì. Che bella notizia. Quanto hai vinto? Posso mamma sapere? Mia, non ti dico. Che oggi ho vinto 6.500 franchi, mamma mia. 6.500 franchi? Aspetta che convertisco in euro. Ma fanno 10 euro! Fanno 10 euro! Chi se ne frega? Io ti sto parlando di 6.500 franchi, tu mi parli in euro, in euro. Ma quando ne hai vinto tu? Ok, vabbè. Quando ne hai vinto? Dimmi. Basta. Ok, ho capito. Bravo, cosa ne hai fatto con questi soldi? Ai, che bella domanda. Aspetta, sono i genitori che mi hanno dato. Bravo, ti dico adesso, mamma, che sono abbastanza lontano. Sono andato in quel bar che conosci. Opel Point? Sì. Esiste ancora? Certo che c'è sempre. Sono andato con tre ragazze così. Ma che mi dici? Quindi non hai cambiato? Ma cambiare cosa? Ok, dai. Allora vecchio, come stai? Il paese, come stanno le cose? Ci sono novità? Ah, amico, sto bene. E dimmi, secondo te come può stare uno che ha vinto dei soldi? Sì, ha passato il tempo con le ragazze. Guarda, grande amico, guarda, grande, in piena forma. Il paese invece sta nella stessa situazione in cui l'ha lasciato. Anzi, tutto peggiora con la crisi, tutto diventa caro, in più.
Sono questi politici che ci rovinano la vita. Non so se lo sai. C'è l'altro che ha cambiato la Costituzione di nuovo per potersi ricandidare alle prossime elezioni presidenziali. Ah, sì. Siamo sì. Con tutti. L'ho letto su internet e non mi stupisci. Tu lo sai benissimo che il potere dolce è zuccherato in Africa, la democrazia è solo utopia. Tuttavia, se si mantiene la pace e la serenità, come nel nostro paese, non fa male a nessuno, e questo è il più importante. Ah, sai, Melody, sei riuscito a scappare. Scappare? Sì, sì, Melody, sei veramente fortunato. Ma dimmi una cosa, lasciamo le notizie di quel paese. Come va il paese del presidente? Il presidente Berlusconi, lo chiamano il presidente più basso e più figo del mondo. Figo, ma scherzi. Ma diciamo che l'Italia, come la maggior parte dei paesi in questi tempi, passa veramente dei momenti difficili. Fanno molta fatica a rilanciare l'economia. Sembra che tutto sia bloccato. Boh, non lo so. La vita diventa cara e la conseguenza diretta è che il popolo che ne soffre. Quando ho letto sul giornale stamattina che il 65% degli italiani non riescono a raggiungere la fine del mese, questo è stupendo. No, non ci credo. La situazione è proprio allarmante. Un paese così grande. No, non ci credo. Non è il paradiso. Allora, dimmi una cosa. All'università come fai? Ti sei raggiunto con la lingua? Amico, tu lo sai benissimo che tutti i mesi sono buoni per comunicare, no? Come? E qua ho notato che si usano molto le mani per farsi capire. E inoltre la lingua italiana è molto pratica, per cui se parlando non si sbaglia oppure non gli viene la parola giusta, basta sparare una miscela di congiunzioni, perché ci sono tipo cioè, dunque, comunque, però... Sono diventato un maestro di karate con le mani e tutto quei gesti. Una figata! Amico, vengo, come stai? Ok. Quindi con la lingua non ho nessun problema, la cavo. Capisco benissimo. Qua, vedo, come lo sai, siamo insieme guardavamo le partite di Serie A. Sei andato qualche volta allo stadio? E hai incontrato dei calciatori famosi, dai, raccontami. Questo è il vantaggio di stare in Europa. E guarda che sì, i calciatori famosi sono in giro di qua, di là, con macchine di lusso, vestiti filmati, con le veline. E poi ci dico una cosa, guarda. Ieri ho incontrato Del Piero al supermercato. No. Faceva la spesa. No. È tipo molto divertente. Non è vero. Simpatico, mi ha anche dato un autografo. Ti giuro. Non prendi in giro. Dici sul serio? Ah, sì, mamma mia. Ma e le ragazze italiane? Perché qua si guarda la TV, Dimmi che sono tutte belle come la Melucci, dimmi, dai. Ah, vecchio. Ah, le ragazze italiane sono delle bombe. No. All'università ci sono delle strabelle come la Melucci. Ci sono delle belle, sì. Naturalmente anche le meno belle, sì. Però di brutto le vedo molto poche. Amico mio, con tante bellezze, ti immagino, visto il lavoro che facevi qua, ti immagino. No, dai, stai calmo. Come stai? Stai calmo. Oh, no, non mi dire che non hai... Neanche una fidanzata o due o tre. No. Adesso ci spiego. È vero che sono belle, no? Ma se la girano troppo! Fanno finta di non vedere. Forse siamo troppo scuri. È un discorso un po' complesso, sai? Entrano in gioco molti fattori. Tipo la cultura, l'educazione, il modo di vita. Però non è impossibile che accada, anzi, lo conosco, esistono molte coppie miste, però non sono molto meno frequenti. Ma non è il tuo caso fino adesso? Sono molto meno frequenti, ti dico. Ma ragazze africane ci sono comunque, no? Eh? Ragazze africane? Ce ne sono, dimmi, come? Ma non è una, ma poi dimmi! Certo che ci sono ragazze africane, però con loro è tutto un altro discorso, mamma mia.
Appena arrivano qua, si racchiudono negli studi. E il che ne rendono molto meno disponibili. E poi c'è il fatto che sono in numero molto limitato rispetto agli studi. Ah, ma che? Pensano che se ne sono tanto loro a studiare. Cosa mi dici che si racchiudono negli studi, Ma non lo so, Non lo so veramente. Comunque loro dicono che noi siamo tutti qua in Europa alla ricerca della felicità, alla ricerca del futuro. Deve essere. Forse non voglio girarsela, boh, non lo so. Comunque, ti dico, in quel momento ci sono molte altre cose che mi tengono al cuore, a sapere gli studi, il lavoro da trovare. E poi vedrò, io, il papà, vedrò chi potrà resistere all'incanto, allo fascio, al papà. Ritrovi il mio amico. Non ci sono dubbi. Sei un fenomeno, questo lavoro che facevi qua, sei un fenomeno. Io fico che non esiste. Non bisogna affrettarsi su tante cose, hai capito? Ma hai visto un preconcetto. Prima il più importante è poi. Però. E tu dimmi a fare. Cosa vuoi sapere? Con l'università come sei messo? Sei sempre all'università. Come sei messo con la laurea? Quali sono le tue ambizioni per il futuro? In realtà io avessi visto più che con te. Amico, sai, qua ho fatto presto con gli studi e adesso sto per laurearmi in economia, però come lo sai qua la vita è dura, è difficile. Non ci sono sbocchi, non ci sono aziende che assumono. Poco sono i problemi degli autogestirsi, amico. Come devo fare? E adesso sto già pensando a venire a seguirti lì, in quel paese, perché qua non vedo un futuro per me. È troppo scuro! Quasi come la mia pelle, amico. È troppo scuro qua. Dunque, se c'è una possibilità, se trovi un mezzo per farmi salire, non esitare, amico mio, non esitare, perché io ti sto aspettando, Guarda, se noi tutti scappiamo nel suo paese, chi rimarrà a costruirlo? Chi rimarrà a vedere il nostro padre? Ma questa è una bella problematica. Comunque, io intendo finire qua con gli studi, tornare qua a casa, ad aiutare i miei, ad aiutare la mia famiglia, a mangiare il bilè della mia madre, che mi manca tanto. è bene tiro, però a ciascuno di noi piacerebbe aiutare i suoi, però ci vuole mezzi per questo. Scusami amico, il mio credito si sta esaurendo, parleremo prossimamente. Mi potresti passare mio papà, che lo saluto, perché è quasi finito. Veramente, mi ha fatto molto piacere parlare con te oggi, veramente. Allora, stavi bene lì, forza, trovaci una ragazza, presto. E chiamami molto spesso, amico. Ecco, Affamacchio, è stato un piacere parlare con te. Continuiamo la conversazione prossimamente. Sì. Okay, ciao, bello. Ciao. Ah, mi ha scattato la batteria. Questi bambini. Sì, dimmi. Pronto? Dimmi. Papà, ti devo salutare, che il mio credito è quasi finito. Sì, figlio, però non dimenticare quel che ti ho detto. Sì, papà. Sì, mio primo. Sì, primo, lo sai. E guardami, sono il vecchio. Sono vecchio. E tu? Quando morirò? No. Dovresti parte della nostra famiglia. Lo so, papà, non sono consapevole. Lo so che il tuo scopo principale è studiare, però devi cercare il lavoro. Aiutarti e aiutarci, capito? Sì, papà. Ok. Ci sentiamo un'altra volta. Ok, papà, grazie mille. Mi sento veramente sollevato. Hai bravo. Grazie per i consigli e farò del meglio per non deludere. Fai bravo. Ok, fai bravo. Ciao figlio mio. Ciao papà, ciao. Sì, badale. Ho finito. Ho finito? Sì, ho finito. Devi 15 euro. Cosa? 15 euro, sono tanti! Ma guarda che sei un cliente fisso.
faccio un sconto di 50 centesimi. Sorry. Ok, c'è amico lì. Grazie a te, dai, ci vediamo. Ok, devo scappare. Che sono la speranza di una famiglia. Sono un leone. Ai! Mamma mia. Dura, dura. Comunque, non devo deludere la mia famiglia. Studi, lavoro. Sono leone. Hai capito, Pedro?